profumi, sapori e da questa scalinata meravigliosa sembra di essere proprio a Napoli. Invece no, siamo alla taverna Emma Staniella e io quest'oggi voglio un sole Napoli. Nella cucina alla ricerca dello chef per cucinare il primo, il sole a base di cozze e di peperoncino. Siamo pronti, Francesco, per cucinare i soli? Sì, oggi andremo a preparare il nostro sole di Napoli, che è una pasta prodotta con una trafila di bronzo dalla fabbrica della pasta di Gragnano. Quali sono gli ingredienti che utilizziamo? Allora, oggi andiamo a preparare un sugo con cozze, peperoncini dolci, pomodorini e parmigiano. Per prima cosa apriamo le cozze in una pentola, in modo da dopo di poterle sgusciare senza alcun problema e ricavarne solo il frutto all'interno. Ecco, le nostre cozze. Sì, adesso le poggiamo sul fuoco con un coperchio in modo da farle aprire più facilmente. Siamo pronti, cominciamo. Da dove partiamo? Dai peperoncini oppure dall'aglio? Possiamo iniziare anche dai nostri peperoncini dolci, togliendo semplicemente il dorso e i semi che si trovano all'interno. Sgusciati i nostri peperoncini? Sì, ci accingiamo a tritare il nostro aglio sempre fresco, possibilmente, ovviamente aggiungendo sempre il nostro pizzico di piccante, che è una cosa che io preferisco tantissimo. E penso anche ai clienti, perché così diventano più briosi. Sì, certamente. I nostri ingredienti sono quasi pronti? Sì, adesso aggiungiamo in una padella l'aglio e un pizzico di piccante e olio di oliva. Abbondante? Certamente. Prepariamo il peperoncino? Sì, nel frattempo che il nostro fondo si rosola, aggiungiamo i peperoncini nell'aglio e nel piccante. Togliamo quindi il coperchio, ecco le cozze. E le nostre cozze briose sono aperte. Siamo pronti per sgusciare? Sì, adesso ricaveremo prima il sugo delle cozze e adesso proseguiamo nel sgusciare i nostri frutti. Ti posso dare una mano? Certamente. E queste cozze stanno per splendere come il sole. Sì, adesso diamo un'occhiata ai nostri peperoncini per controllare se si sono appassiti per benino e aggiungiamo le cozze col brodo. Cosa prepariamo adesso? Adesso completiamo il nostro sugo con pomodorini freschi di Corbara e basilico fresco. Questa splendida pasta la voglio cuocere subito. Sì, adesso siamo pronti per immergere la pasta nel bollitore. A te l'onore. E in questa magica atmosfera arriva il sole di Napoli. O sole Napoli è un piatto che stiamo proponendo da poco, perché è un piatto estivo, con il classico migliarino dell'agro nocino sarnese, un po' di frutti di mare. Poi Francesco ti ha spiegato appieno la ricetta, anzi lo hai aiutato a comporre il piatto, quindi dobbiamo solo assaggiarlo a questo punto. Piccante al punto giusto. È un piccante brioso. Thank you.
E dopo un primo a base di sole di Napoli è giunto il momento di preparare un bel maialino alla amalfitana. Pronti per cucinare il nostro maialino per il secondo? Sì, oggi prepareremo un maialino alla amalfitana ripieno con zucchine, provola e un letto di porcini. Dopo aver preparato i nostri ingredienti ci accingiamo a tagliare il nostro maialino. Sì, effettueremo il famoso taglio, come si suol dire, a farfalla. E qual è questo taglio a farfalla? Si usa generalmente per creare un fagottino per poi andarlo a riempire. Allora, cosa facciamo adesso? Adesso prepariamo il ripieno per il maialino. Prendiamo, aiutandoci con una grattugia, grattugiamo molto finemente le zucchine. Condiamo le nostre zucchine. Sì, con un po' di sale, un pizzico di pepe e olio d'oliva. Quindi per renderlo più saporito, più genuino. Sì, e a chi piace può aggiungere anche dell'aglio tritato. Questa volta il piccante ci vuole? No, questa volta no, perché la zucchina è molto dolce e sarebbe un controsenso aggiungere piccante. Siamo pronti per farcire? Sì, adesso andiamo ad adagiare le nostre zucchine all'interno del maialino. E lo riempiamo. Sì, per benino, possibilmente al centro, onde evitare la fuoriuscita delle zucchine. Un bel panciotto, il maialino col panciotto. Adesso alla fine aggiungiamo la provola per renderlo più gustoso, ma anche molto più brioso. E poi? Poi alla fine lo chiudiamo aiutandoci con degli stuzzicadenti. Così non fuoriesce il nostro ripieno. Giusto. Prepariamo il fondo di porcini, come si prepara? Sì, prendendo sempre un aglio fresco, lo sminuzziamo molto finemente. Aggiungiamo in una padella, sempre col nostro olio extravergine di oliva, e mettiamo a rosolare. Ed ecco i nostri porcini freschi. Sì, adesso i porcini verranno sminuzzati lo stesso, per rendere tipo una purea il nostro fondo. Poi lo andiamo ad aggiungere all'aglio che già sta rosolando in padella. Rosoliamo ben bene. Sì, e dopo aggiungiamo un pizzico di farina per crearci una cremina. Ma c'è qualche ingrediente segreto che non possiamo dire? No, qui come quello che si vede si mangia. E si mangia pure bene. Pronti per arrostire il nostro maialino? Sì, a te l'onore. E ad Amalfi? Sì, giustamente, alla Amalfitana. Ma alla taverna Mastaniella. Antonio, il tuo locale ci tiene molto alla tradizione. Sì, siamo nati con il gusto, con la tradizione, vogliamo continuare così, visto pure il successo che il nostro localino sta riscuotendo. E proponiamo ricette molto, come vedi, questa è una ricetta molto povera, anche se c'è un abbinamento un po' curioso questo tra porcino e maialino, però è un piatto che merita tanto. E allora assaggiamolo, gustiamolo e voi state ancora con noi. Thank you.
E alla fine di una buona cena cosa c'è? Stasera ti faccio assaggiare un liquore di erbe e radici. È un amaro che facciamo noi, molto saporito, digestivo al massimo. E niente, con la speranza che ci ritroviamo poi tutti in via Roberto Tenente Fontanella. Veniteci a trovare, sarete i nostri ospiti. Vi aspetto fragolosamente alla Taverna Mastaniella.